Beh, a tutti ragazzi, eccoci qua tornati in questo nuovo video. Oggi siamo in un nuovo video su Pokémon Go, ma non un gameplay, ma comunque un trucco o un tutorial, chiamatelo come volete. Praticamente è come avere l'aroma infinito, ragazzi. Come ben sapete, l'aroma serve per far arrivare Pokémon, per attrarre Pokémon, e però dura 30 minuti. Abbiamo quindi solo 30 minuti a disposizione per un aroma per poter catturare Pokémon. Ovviamente l'aroma, eccolo qua, questo qua, ne ho 4 io, però ovviamente non lo uso adesso perché sono in casa, quindi sarebbe inutile sprecarlo. Però voi quando andate ad attivare, vedete che qua in alto a destra vi compare il simbolo dell'aroma con sotto il tempo che va, andrà a scendere, quindi da 30 minuti, piano piano che arriva a zero. Però ragazzi, c'è un trucchettino che se quando il tempo dell'aroma arriva, non lo so, potete fare anche a 20 minuti, 10, 15, 5 minuti. Se voi andate nelle impostazioni del telefono, vi faccio vedere. Allora, impostazioni, generali, ok. Generali, date ora, levate via 24 ore automatico, levate via tutto e andate voi. Vabbè, no, 24 ore, togliete anche 24. No, 24 ore potete anche tenerlo, dai. Comunque, togliete l'automatico, ragazzi, e voi praticamente andate a cambiare l'orario, quindi ovviamente tipo adesso erano le 11:18, io lo porto a le 11. Quando voi modificate l'orario e tornate su Pokémon Go, vedrete sicuramente che il tempo della Roma è aumentato ancora, quindi se era a 10 minuti è andato a 20 e così via, ragazzi. Ogni volta che scade cambiate l'orario, continuate a cambiare l'orario e avrete a Roma infinito. Ovviamente finché la Niantic non scopra questa cosa qua e non scopra appunto questa cosa qua e non va a modificare questo problemino che si può creare, perché è collegato praticamente con l'orologio del vostro telefono, il timer della Roma. Quindi ragazzi, spero che questo vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo video, bella!